Una nuova ordinanza sindacale contingibile ed urgente di chiusura in via cautelativa degli immobili adibiti a sedi scolastiche di ogni ordine e grado è stata emessa ieri sera dal sindaco metropolitano Cateno De Luca. Il provvedimento dispone in via temporanea l'adozione con ogni urgenza a cura dei dirigenti scolastici delle misure compensative previste dal capo nazionale dei vigili del fuoco al fine di consentire l'imminente avvio dell'anno scolastico. In buona sostanza, mentre resta confermata la chiusura delle sedi scolastiche almeno sino al 25 settembre, data in cui con ogni probabilità verrà approvato il decreto mille proroghe che consentirà lo slittamento del termine per l'adeguamento per tutte quelle strutture che ancora non sono state messe a norma dal punto di vista antincendio alla scadenza del 31 dicembre 2017, la palla passa ai dirigenti scolastici, ai quali spetta il compito di attuare le misure compensative in tempi strettissimi per l'apertura del numero più alto possibile di istituti a far data da mercoledì 12. L'ordinanza emessa ieri sera prevede inoltre di acquisire dal dirigente del Dipartimento Patrimonio Beni Comuni ed espropriazioni eventuali disponibilità di immobili aventi i requisiti previsti dalla legge da utilizzare temporaneamente per l'attività scolastica, disponendo altresì in via temporanea che il dirigente scolastico del plesso valuti la possibilità di programmare un'eventuale turnazione delle lezioni anche utilizzando edifici scolastici limitrofi e di acquisire dal Dipartimento regionale della Protezione Civile successivamente alla redazione la scheda di agibilità e danno nell'emergenza sismica per ogni singolo plesso scolastico. Intanto questa mattina nuova ricognizione della documentazione relativa ai plessi pervenuta a Palazzo Zanca da parte del sindaco De Luca e del dirigente del settore, l'ingegnere Aiello. La certezza sugli istituti che riapriranno i battenti il 12, però si potrà avere solo lunedì.